È arrivato il governo del cambiamento, sembra quasi il sol dell'avvenire che è andato al potere. Lei come lo percepisce questo governo del cambiamento? Per il momento non vedo nessun cambiamento, ma lo misureremo, e neanche nessuna sole, nel senso che se l'attuazione sarà quella del contratto di programma, ma li vedremo all'opera, legittimi, ma credo che di acqua pubblica ne parlava 20 anni fa Bertinotti. Sulle infrastrutture siamo molto preoccupati perché sono il motore perché il sole della società si possa sviluppare, e il ministro Toninelli certamente non è una grande garanzia che il Terzo Valico, la Pedemontana Lombarda, la Pedemontana Veneta, l'alta velocità, i pendolari che possono finalmente avere delle ferrovie efficienti si possano attuare. Mi sembra che sia un pesante ritorno allo statalismo, al centralismo. Mi auguro solo, ed è questa la sfida che secondo me c'è, che la presenza della Lega, di Matteo Salvini al governo, possa essere quella presenza che attua il programma del centrodestra, non il programma del Movimento 5 Stelle. 37% degli italiani non ha votato il reddito di cittadinanza, mentre ha votato la flat tax. Quindi non voteremo la fiducia a questo governo, però ci auguriamo che, come tra l'altro accadde nel 2013, una presenza di una forte componente del centrodestra in questo governo possa attuare i punti del programma del centrodestra e impedire che invece i punti che faranno male a questo paese, che sono quelli del programma del Movimento 5 Stelle, si attuino.